Come registrarsi? Per registrarti hai bisogno di un indirizzo di posta elettronica e di un documento di riconoscimento a portata di mano. Se ti sei già registrato lo scorso anno, non devi farlo nuovamente. La registrazione si attiva dalla pagina www.iscrizioni.istruzione.it dopo aver selezionato Registrati. La registrazione avviene in due fasi. Prima devi ottenere le credenziali di accesso per accedere al sistema, username e password. Poi devi completare l'abilitazione a servizio iscrizioni online. Se sei in possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, o di credenziali di accesso ad altri servizi del MIUR, ad esempio istanze online, pago in rete, portale della governance della formazione, portale SIDI, puoi accedere al servizio iscrizioni online utilizzando queste. Per ottenere le credenziali di accesso, clicca sulla voce Registrati e compila la scheda con i dati richiesti, dati anagrafici e indirizzo email, da digitare due volte per sicurezza. Successivamente riceverai una nostra email all'indirizzo che hai indicato, in cui è riportato un link sul quale dovrai cliccare per confermare la tua registrazione. A questo punto ti verrà inviata una seconda email con le credenziali per accedere al servizio iscrizioni online. Per accedere al servizio iscrizioni online, clicca sul pulsante Accedi al servizio in alto a destra dello schermo e digita le tue credenziali. Al primo accesso, l'applicazione ti chiede di confermare o integrare i dati di registrazione, abilitazione al servizio. La prima volta che accedi ti verrà richiesto di cambiare la password che ti è stata inviata via email. La password che scegli deve essere di almeno 8 caratteri e deve includere un numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola. Se non hai ricevuto le credenziali di accesso, cerca il messaggio nella posta indesiderata. In caso di credenziali smarrite o dimenticate, puoi effettuare il recupero utilizzando le apposite funzioni presenti nella pagina di login. I dati ti verranno inviati all'indirizzo di posta elettronica fornito in fase di registrazione. Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte. La registrazione, infatti, serve per ottenere le credenziali di accesso al servizio delle iscrizioni online, con le quali puoi presentare tutte le domande di iscrizione necessarie. L'utilizzo dell'applicazione Iscrizioni Online è obbligatorio per tutte le scuole statali, escluse le scuole dell'infanzia, mentre è facoltativo per le scuole paritarie. Se la scuola prescelta è una scuola paritaria che non ha aderito alle iscrizioni online, il sistema ti avvisa con un messaggio. In questo caso dovrai prendere contatti direttamente con la scuola. Per l'anno scolastico 2020-2021, il servizio di iscrizioni online per i percorsi erogati dai Centri di Formazione Professionale, CFP, è attivato per le regioni che hanno aderito alla procedura. L'elenco è disponibile alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it.